dalla corsa, sono un dormiglione, quindi non mi alzo prestissimo, Non faccio l'avrei mai colazione. detto, non l'avrei mai detto. Pensavo ti alzassi e iniziassi a correre ovunque, e invece no. Imbruttiti, benvenuti in questo nuovo video. Questa volta intervisterò una persona. Persona è un supereroe perché ha vinto per 3 volte il titolo di campione del mondo nella 100 km. 100 km, io non li faccio neanche in macchina in 2 mesi. Oggi ci racconterà com'è possibile che una persona che non assume proteine animali sia in grado di vincere per 3 volte il campionato del mondo di corsa. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Inoltre, seguitemi su Instagram così da rimanere aggiornati quotidianamente. Ma è arrivato il momento di collegarci subito con Giorgio, che tra l'altro si chiama anche come me. L'unica differenza è che io corro esclusivamente quando sto per perdere il pullman, ma colleghiamoci che è meglio. Caro Giorgio, benvenuto in questa intervista. Grazie, sono contento di esserci. E io sono felice di scoprire che un campione come te segua il mio stesso stile di vita e questo è molto positivo perché per tutti quelli che non sanno chi è Giorgio Calcaterra, anche se gran parte di voi sicuramente già lo conoscono, vi faccio un piccolo cappello introduttivo perché Giorgio Calcaterra è un ultramaratoneta italiano, si è aggiudicato per 3 volte il titolo di campione del mondo nella 100 km di ultramaratona e ha vinto per 12 volte consecutive la 100 km del passatore. Caro Giorgio, dove trovi tutte queste energie? E soprattutto sono curioso di sapere a quale età hai iniziato a correre? Allora, io corro da quando avevo 10 anni, quindi dal lontano 1982, sono nato nel 1972. Dove trovo le energie? Soprattutto penso dall'entusiasmo, dalla voglia di fare, ovviamente non solo da quello, anche dal cercare di mangiare bene, di dormire il giusto e di allenarsi il giusto, perché anche l'allenamento ci ricarica se è fatto nella giusta maniera, però non dimentico neanche l'alimentazione, che insomma è sempre molto importante. Ecco, è proprio per questo che tu sei anche qui in questa intervista, perché come ben sai, intervisto tutte quelle persone che, artisti, attori, atleti, che hanno un'alimentazione totalmente vegetale. Sì, io sono stato vegetariano praticamente da 16 anni fino a 3 anni, a 3 anni da adesso, insomma, 2-3 anni da adesso. Perché? Perché il motivo era cominciato appunto quello etico, cioè io non capivo perché bisognava uccidere gli animali, poi non capivo anche la differenza tra animali e animali, perché il gatto, il cane, il coniglio invece il maialino, quindi non capivo e ho detto va bene, io preferisco non mangiarli. Dopodiché ho visto anche che stavo meglio, che stavo bene e quindi dico perché mangiarli. Il passaggio, diciamo, invece tra vegetariano, diciamo, e il non mangiare anche i prodotti derivati dal latte è stato dovuto proprio a una cosa che non sapevo. Mi sento un po' stupido a raccontare questo perché nella mia stupidità dicevo che la mucca faceva il latte sempre, comunque, perché era quello che mi appariva. Lo so, è stupido, però so che anche altri erano caduti, diciamo, in questo piccolo tranello. Una Anch'io, volta quindi non sei il solo, ci sono anch'io. E una volta capito, insomma, che cosa si faceva la mucca per potergli fare il latte, diciamo, ho immediatamente smesso di mangiare anche il latte. Anche lì poi ho letto che non è solo un fatto di appunto etico, ma c'è anche proprio un discorso di star meglio. Io non ero assolutamente, non sono intollerante al lattosio e queste cose, però comunque non mangiandolo sto benissimo. Molti sento che dicono ci vuole tempo diciamo, per fare questa scelta. Nel mio caso, non so, non ce n'è voluto. Una volta che mi sono reso conto di quello che stavo contribuendo a far accadere, ho smesso di botto senza problemi, perché quando sei convinto di una cosa, almeno nel mio caso,
non posso dire che mi mancava, che avevo crisi di astinenza, anche se devo dire che di latte ne prendevo tanto, veramente tanto tanto. Ecco, proprio su questo punto, perché volevo chiarire una cosa, proprio su questo punto riguardo il latte, perché si dice ancora adesso purtroppo che il latte fa bene alle ossa e secondo me sono delle campagne pubblicitarie più che ricerche scientifiche. Volevo sapere dal tuo punto di vista, essendo tu stesso l'atleta, essendo tu stesso una persona che ha eliminato il latte dalla tua alimentazione, soprattutto per uno sport come il tuo, dove immagino si faccia una fatica enorme e soprattutto l'alimentazione è fondamentale in quello che fai, immagino, un po' come tutti gli sport, perché ho intervistato il campione del mondo di salsa e l'alimentazione era al primo piano, il bodybuilder e l'alimentazione era al primo piano, l'ex capitano della nazionale di rugby e l'alimentazione in primo piano, è sempre in primo piano. Togliendo il latte, che cosa hai riscontrato? Benefici o no? Ma io non sono un grande, diciamo, osservatore di queste cose, nel senso che magari non mi soffermo a pensare se sto meglio o se sto peggio, dipende da quello o da quell'altro. Però nel caso del latte posso dirti che sicuramente la digestione era più lenta, quindi prendendolo a colazione, quando andavo a correre nelle prime ore, mi dava fastidio. Un fastidio accettabile che quindi negli anni continuavo ad avere, che c'era solamente nei primi chilometri. Adesso vado sicuramente in maniera più leggera e sto meglio, però no, non potrei dire che mi sento meglio perché ho tolto il latte. Penso alla fine sì, perché come sensazioni a mia memoria direi di sì, soprattutto nella digestione delle prime ore del mattino. Per il resto non potrei dirlo, però Certo. non sono io a dirlo. Ho letto, riletto e come hai detto te, il fatto che abbia il calcio è relativo perché poi ha un enzima che non lo fa assimilare, quindi non è che una cosa siccome al calcio fa bene. La mamma di un mio carissimo amico gli hanno trovato l'osteoporosi e proprio perché prendeva troppo latte, che sembra un controsenso, però gli spiegarono che appunto ha questo enzima il latte che non ti fa assimilare il calcio che ha, quindi è vero che ha il calcio, ma non lo assimili. Quindi al di là poi delle sensazioni personali che ripeto ce l'avevo soprattutto nelle prime ore, è proprio una scelta studiata e valutata con attenzione attraverso appunto varie letture, insomma. Siccome quelli che mi seguono per la maggior parte sono persone che sono vegane, vegetariane e che comunque la carne non la mangiano, però per tutti coloro che mangiano carne, che magari stanno guardando questo video e che magari si pongono la domanda, sì, ma come fa a vincere 12.000 volte il campionato del mondo senza mangiare carne? Ecco, le proteine, esattamente tu da dove le trovi, caro Giorgio? So che può sembrare una domanda stupida, però facciamo finta che io non sappia nulla, ecco, diciamo così. Certo, è la domanda d'altra parte che ti fa chiunque, la maggior parte delle persone, appena gli dici che non mangi carne, la prima cosa che ti dicono è le proteine, come fai? Beh, in realtà gli alimenti che contengono le proteine sono tanti e molti addirittura contengono più proteine della carne. Bisogna semplicemente variare i cibi. Quindi andare su cibi proteici, vegetali, che ce ne sono fagioli, sono lenticchie. Ieri, per esempio, ho messo nella mia insalata i semi di lino, che sono assolutamente ricchi di proteine. Mi ero fatto un po' d'orzo, che era buonissimo. E molti, magari, chi non mangia queste cose, magari neanche sa che cos'è, magari chissà che si immagina. Io stesso prima non sapevo che cos'era. Chissà che mi aspettavo, perché poi sappiamo l'orzo solubile, quello che si scioglie, diciamo, nell'acqua. No, in realtà l'orzo è un cibo buonissimo e che ieri appunto ho fatto ed è altamente proteico, come anche la frutta secca. Quindi a chi mangia carne, se la mangia perché pensa che quello gli fa star bene, no, quello non è vero. Sono animali, io sono superiore agli animali. E li posso mangiare, questo è un discorso diverso, però Certo. assolutamente non lo si deve fare per la salute, cioè non si deve mangiare la carne per la salute, perché non è la carne che ci consente di stare meglio. Anzi, molti atleti hanno dimostrato e hanno detto che non mangiandola stanno meglio. L'esempio che facciamo spesso, no, che non mangiamo carne,
a quelli che la mangiano e dicono altrimenti come fai a essere forte? Classico esempio del toro, vabbè, tu l'avrai sentita ovviamente 2000 volte perché sei dell'ambiente, ma magari non l'ha sentita, può rifletterci, cioè il toro ha tantissima forza, no? Uno dice, sei un toro, lo usiamo proprio per sinonimo di forza, eppure il toro non mangia assolutamente carne. Quindi scordiamoci, cioè, se lo vogliamo fare perché non ci importa niente degli animali, va bene, però se lo dobbiamo fare per il sapore, no, ci sono cibi vegani che hanno lo stesso sapore, basta saperli preparare, basta saperli scegliere al supermercato se non si vuole prepararli. Se lo vogliamo fare quindi non per il sapore e neanche per lo star bene, poi se lo vogliamo fare perché non ci importa niente, vabbè, quella Un altro è. discorso. Io sono curiosissimo, Giorgio, di sapere, anzi, sono curiosissimo di conoscere, una tua giornata tipo, perché immagino che ti allenerai tutti i giorni, più o meno. Sì, assolutamente, no, no, anzi, anche 2 volte al giorno, soprattutto nel periodo in cui preparo le mie 100 km, percorro 30 km al giorno. I 30 km possono essere fatti, tutti insieme, ma magari sono un po' più pesanti anche mentalmente come organizzazione della giornata. E invece fatti 15 al mattino e 15 al pomeriggio è poco più di un'ora, un'ora e un quarto la mattina, un'ora e un quarto il pomeriggio, non mi sembrano più così tanti e mi fanno star bene. La mia giornata tipo è appunto sì, sicuramente scandita dalla corsa, sono un dormiglione quindi non mi alzo prestissimo, Non faccio l'avrei mai colazione. detto, non l'avrei mai detto. Pensavo ti alzassi e iniziassi a correre ovunque, e invece no. No, no, ci metto anche un bel po' prima di attivarmi, diciamo, nel senso che mi piace comunque fare colazione con calma, godermi magari quell'oretta, l'oretta e mezza di mattina in relax, guardando ovviamente quello che ho da fare, i social, le mail, o guardando un po' di TV, poi sicuramente vado a correre e poi spesso passo perché ho anche, diciamo, una piccola attività commerciale, quindi passo a vedere questa attività commerciale e poi spesso mi ci trattengo e sto lì fino a sera. Altrimenti nel periodo che devo fare il doppio allenamento, poi faccio il mio secondo allenamento. No, in realtà non faccio nulla di particolare. Dormo molte ore, corro molte ore e per il resto appunto lo dedico a questa attività commerciale oppure mi rilasso davanti alla televisione e via dicendo. E come è nata questa passione della corsa? Perché non so se ci hai fatto caso, ma i runner stanno diventando sempre di più. È un qualcosa che la gente inizia a scoprire sempre di più e ci si appassiona. Come nasce questa tua vera e propria passione che poi è trasformata anche in un vero e proprio lavoro? Sì, assolutamente, la mia attività principale è nata come un istinto, nel senso che da bambino mi piaceva correre, era il mio gioco preferito. Racconto spesso un aneddoto di mia mamma che mi chiedeva di andare a comprare il latte. Il bar da cui compravamo il latte era circa 300 metri di casa, nessuno mi diceva, tantomeno mia mamma, di andarci di corsa. Eppure io ci andavo di corsa così perché mi divertivo. Questo fa capire quello che è per me la corsa, cioè mi divertivo a correre e cercavo di correre anche veloce perché volevo vincere. Che cosa? Il premio era la sorpresa di mia mamma che quando apriva la porta diceva: "Ma come, già sei qui, sei uscito poco fa, non ci ho fatto a tempo." Non so se me lo diceva apposta, spero di no. Comunque, quella era il mio premio, e quindi fa capire che avevo la corsa nel sangue, ma anche la corsa come competizione. Quindi mi piaceva cercare di andare forte. Quindi è andata 10 anni. Per caso ho cominciato a gareggiare perché c'era una pubblicità di una stracittadina della Roma Maratona, la Maratona che facevano nel 1982, si chiamava così, e la sua cittadina sarebbe la non competitiva, quella aperta anche ai bambini di 10 anni. Mio papà volle iscrivermi, mi accompagnò, feci la gara, lui vide un ambiente sano, bello, vide soprattutto la luce nei miei occhi e quindi mi spinse poi a fare altre gare, portandomi domenica dopo domenica a fare le gare. Non mi allenavo per il primo anno, ma facevo solo gare. Poi,
ovviamente facendo solo gare non arrivavo tra i primi, quindi mi ero un po' scocciato di arrivare sempre dietro. E già a 10-11 anni ho cominciato ad allenarmi da solo, uscivo da casa, correvo, e questo fa capire che cos'è la corsa per me. È una passione, ma è anche un istinto, ed è la cosa che mi piace, che mi fa star bene. Ce l'avevi già dentro da un sacco di tempo, probabilmente ti ha aiutato tua madre con il latte a farti andare a prendere il latte, adesso andresti a prendere quello vegetale, probabilmente la bevanda di avena andresti a prendere adesso. E Adesso adesso sì, ecco, Giorgio, volevo chiederti, siccome tu prima hai detto che fai 30 km al giorno circa quando ti alleni 2 volte al giorno, io quei chilometri non li faccio neanche in macchina, quindi per me 30 km al giorno sono tantissimi. Volevo chiederti però un qualcosa che ho sempre pensato e che spesso ho sentito dire, cioè che chi corre così tanto poi ha dei problemi ai legamenti. È vero o no? E soprattutto, se li hai avuti con un'alimentazione vegetale, la ripresa è stata più rapida? Perché, ad esempio, con atleti che hanno eliminato i derivati, eccetera, la ripresa, sì, innanzitutto si infortunavano meno e soprattutto la ripresa era molto più immediata. legamenti in particolari, no, non ho avuto grandi problemi, anzi penso di non averli avuti, per cui io penso che non è la corsa di per sé, è anche un po' la predisposizione. O forse combatto ogni tanto con un problema di tendini infiammati, però non so se quello forse è un legamento pure il tendine, Non non lo so, so. non chiederlo a me perché non so neanche dove sono i tendini, quindi. Per cui sì, non stiamo facendo una bella figura, però va bene. Il problema del tendine, ma quello è dovuto alla postura, e comunque sì, con scarpe particolari che mi proiettano in avanti o con talloniere riesco a risolverlo. Per le altre no, ho avuto qualche problema muscolare, ma soprattutto per errori che si fanno, come partire a freddo, fare degli sforzi magari senza l'adeguato riscaldamento. Però no, assolutamente non ho avuto grandi problemi, e tanto è vero che insomma dopo 38 anni ancora corro e ho voglia di andare anche 2 volte al giorno, quindi questo fa capire che grossi problemi non ne ho avuti, insomma. Ma a parte questo periodo di lockdown che insomma ha lasciato qualche strascico, però ecco, fino a febbraio mi allenavo 2 volte al giorno, facevo 25-26 km al giorno, proiettato per aumentarli a 30 e preparare la 100 che ci sarebbe stata a maggio, perché non è che fai 30 tutto l'anno, cominci magari con un periodo che ne fai 20, poi 25, 28, 30. Io stavo arrivando ai 30 quando poi è successo quello che è successo, e quindi anche psicologicamente un po' rallentato, dicendo ne approfitto per ricaricarmi un po', e così diciamo non è proprio andata, nel senso che non mi sono ricaricato, perché lo stress del confinamento, così piace chiamarlo a me, perché la traduzione di lockdown su Google mi ha dato confinamento, che rende più idea di quello che ho vissuto io, e quindi niente, insomma. Però comunque corro, anche oggi ho corso poco, 16 km, però li ho corsi. Complimenti Giorgio perché hai una grinta incredibile. Volevo chiederti un'ultima cosa e poi giuro che ti lascio andare. Che cosa vorresti dire a tutte quelle persone che ancora mangiano carne e che magari fanno tanto sport come te? Ecco, c'è un consiglio che puoi dare? Ma il consiglio è di provare a diminuirla, perché a parte il discorso etico si sta meglio, insomma è stato provato che anche molti tumori vengono a causa della carne, quindi pensiamo anche alla nostra salute, non solo al gusto, che poi ripeto, il gusto è veramente relativo, perché io ho fatto assaggiare cibi vegani ad amici carnivori, i quali senza dirglielo non sapevano che quello non era carne, quindi gliel'ho detto dopo, ovviamente. Quindi il sapore è un po' una scusa. Quindi ragionate su quello che fate, pensate, se non vi importa, del motivo etico, che per carità ognuno ragiona come vuole, però pensate alla salute, alla salute nostra e anche poi del pianeta, perché sappiamo quanto quanto inquina. Sembra assurdo, di più mangiare 1 chilo di carne che 1 chilo di verdura. Per cui insomma pensate alla vostra salute, alla salute del pianeta, e
e cercate di fare quello che secondo me è un po' il progresso, perché mi sembra poco moderno, diciamo, continuare a mangiare carne. Secondo me in futuro, e già in alcuni stati, il rispetto degli animali, so che per esempio in uno stato, se non sbaglio la Florida, hanno vietato la produzione di visoni. Lì non parliamo di cibo, ma addirittura di pellicce, quindi scuoiare, certo, un animale per coprire. Insomma, pensate a quello che fate, poi se volete farlo, fatelo, perché non vi posso impedire di farlo. Però pensate a quello che fate quando mangiate un piatto pieno di carne, pensate che dietro quello non è una cosa, era un piccolo toro che magari, ecco, io domenica scorsa sono andato in un santuario, vengono così chiamati i posti dove vengono ospitati gli animali che magari erano destinati al macello, invece sono stati salvati. E questo toro, che uno pensa al toro è abituato a vederlo nelle corride, che magari vuole far del male al torero, oppure lo vede un animale aggressivo, invece stava con me, ci siamo abbracciati, almeno un po' abbracciato lui, ci siamo fatti il selfie ed era un animale tranquillissimo. Quindi perché pensateci, poi fate come volete, però riflettete su quello che fate, perché troppo spesso uno non lo sa, come anch'io prima non sapevo il discorso del latte, insomma. Quindi riflettete e fate le vostre valutazioni, nessuno ovviamente vi forza a fare nulla. Dobbiamo, a proposito del santuario, ricordare che proprio per sostenere i santuari ci sarà la Vegan Virtual Run, quindi una gara di corsa virtuale dove con pochi euro, anche 5 euro, ci si può iscrivere, si possono fare 10-20 km, poi troverete i dettagli sul web e in questo modo sosterremo questi, chiamiamoli santuari, ma in realtà sono queste oasi di pace, piace chiamarle un po' più così a me, dove ho visto personalmente animali più diversi giocare tra loro, quindi il cinghiale giocare con il gatto e con il cane, passare sotto una mucca, tutti in completa armonia. Quindi con la Vegan Virtual Run possiamo correre, che fa bene, ci fa star bene, ci fa sentire in forma, oppure se non vogliamo correre possiamo comunque iscriverci per sostenire queste santuari. Quello che ho visto io era Capra Libera Tutti a Nerola, sulla Salaria vicino Roma, ma ce ne sono tanti, che almeno 6 che sosterrà questa Vegan Virtual Run. Poi troverete tutto, come ho detto, sul web, quindi facciamola e diamo il nostro contributo, perché insomma anche gli animali hanno diritto a vivere. Io ho una maglietta che, appunto, non so se si legge, dice ed è quello che penso veramente, quindi non è solo l'animale da compagnia, ma insomma tutti possono essere animali di compagnia, pensiamoci, siamo persone, siamo evoluti, e quindi uccidere quando non è necessario non ha tanto senso. Sante parole, caro Giorgio, sante parole. Io lascio qui sotto in descrizione il link praticamente per sostenere la Vegan Virtual Run, così almeno si possono sostenere i santuari, che sono, poi ci sono tante forme di attivismo, ma i santuari sono la vera forma di attivismo, cioè quelli che salvano gli animali, li curano, gli danno da mangiare, e questi santuari si fanno veramente un... così, proprio per questi animali, e quindi sosteniamoli. Vi lascio qui sotto il link per questa splendida iniziativa. Caro Giorgio, sei stato veramente, veramente gentile, e spero tanto di conoscerti anche dal vivo. Magari quando verrò a Roma andremo insieme in uno di questi santuari e faremo un giorno insieme agli animali. Perché no? Ciao a tutti. Ciao Giorgio, ti abbraccio. Come abbiamo visto, queste proteine animali non sono così indispensabili, e se lo dice una persona che ha vinto per 3 volte il titolo di campione del mondo e tantissimi altri premi, sinceramente, probabilmente, anzi sicuramente, queste proteine animali non ci servono. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti. Seguitemi su Instagram, così rimaniamo in contatto quotidianamente. Io non so più che altro dirvi, continuerò a fare queste interviste. Noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video.